Ancora economia, Giovanni? Sì, ancora economia. Mettere in contatto il mondo dell'università con il mondo del lavoro, insegnare ai più piccoli la gestione del denaro, sono due iniziative che ci raccontano Alessandra Orlando e Laura Garofalo. Nella giornata di incontro tra università e mondo delle imprese, 9.000 giovani diplomati o laureati hanno presentato il curriculum o chiesto informazioni per stage e corsi di formazione alle oltre 40 aziende che hanno partecipato alla nona edizione di Brain at Work, organizzata dagli Atenei Romani. Sono laureata da 2 anni e sto lavorando, l'azienda per cui lavoro però è in crisi, per cui sto cercando un lavoro, nonostante ho avuto esperienza, sto cercando anche degli stage. Per stage nel settore di certificazione, qualità, sicurezza sul lavoro e certificazione ambientale. Le lauree che oggi stiamo ricercando sul mercato sono quelle di ingegneria, in generale ingegneria gestionale piuttosto che delle telecomunicazioni, ingegneria informatica, matematica, qualche fisico, perché no, e la parte diciamo più legata al mondo dell'economia. Cerca da molto? Da un po' prima di essermi laureato, quindi siamo circa un annetto. Qualche esperienza l'ho svolta, ma in settori abbastanza disparati, funzioni un po' diverse tra loro, ma purtroppo al giorno d'oggi o si va così oppure niente. Ho svolto un master tagliacarne, sviluppo economico al terziario avanzato, e attualmente sto candidandomi per posizioni relative all'area legale, risorse umane e profili compatibili con il mio percorso accademico. Io sono laureata in lingue e ho esperienze nel trasporto aereo e area assistenza clienti. Diciamo che ci sono alcune aziende che qui cercano anche persone che conoscano le lingue, gestiscano l'area clienti delle loro aziende, quindi sto cercando. Cercare lavoro ai tempi della crisi è il titolo della tavola rotonda, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle imprese, delle università e delle istituzioni. Ogni anno soltanto negli Atenei statali romani si laureano 30.000 giovani. Per facilitare i contatti con il mondo del lavoro è attivo da alcuni anni il sito www.jobsoul.it. 1.160 le aziende registrate. La situazione economica influisce nella voglia dei giovani di impegnarsi nel cercare lavoro e credo che il nostro compito sia ridare ai giovani fiducia nelle istituzioni, per questo come università ci impegniamo in eventi come il Brain at Work. Noi cerchiamo di garantire ai giovani che le aziende che lavorano qui sono aziende serie e alle aziende che i nostri giovani sono il meglio che oggi l'università riesce.